23 luglio 2021, attestiamo la presenza dei consiglieri e l'autorizzazione alla registrazione. Presidente Evola. Buongiorno, sono presente e consento. E vicepresidente Mineo assente, consigliere Forello. Sì, buongiorno, sono presente e acconsento alla registrazione. Consigliere Chinnici. Buongiorno, sono presente e acconsento alla registrazione. Consigliere Sala assente, consigliere Arrini assente, consigliere Ferrandelli. Buongiorno, sono presente e acconsento alla registrazione. Sono le 10:12, prego Presidente. Allora, intanto buongiorno a tutti e a tutte, visto che c'è anche una presenza femminile. Io partirei dalla lettura del verbale di ieri. E poi proseguiamo con i lavori di commissione. Non so se vi siete accorti della caterva di debiti fuori bilancio che nel frattempo è arrivata la nostra mail e quindi dobbiamo riorganizzare un attimo i lavori in maniera da rispettare un po' anche il programma che ci eravamo dati per smaltire una serie di delibere, però dobbiamo anche iniziare la disamina dei numerosi debiti che sono pervenuti, anche per tentare, magari prima che il Consiglio prenda dei giorni di pausa, se quest'anno ci riusciamo, fa un problema di bilancio e l'altro, per consentire appunto che vengano inseriti tutti all'ordine del giorno e possibilmente che vengano esitati dal Consiglio. Se non avete subito comunicazioni da fare, io chiederei alla segreteria intanto di iniziare con la lettura del verbale della seduta di ieri. Ci sono interventi che volete fare adesso? No, possiamo procedere al verbale, Presidente. Allora, procediamo col verbale e poi organizziamo il resto dei lavori. Stacco l'audio, dottoressa Velardi, prego. Sì. Un attimo che prendo quello di ieri. Allora, la seduta odierna è dedicata all'incontro con l'assessore al bilancio, il ragioniere generale, al fine di affrontare la proposta relativa alla direttiva del sindaco con riferimento alla situazione economica e finanziaria del comune. È presente in videoconferenza il dottore Basile. La presidente introduce l'argomento della seduta e comunica che l'assessore si collegherà a breve e spiega i motivi dell'incontro. È presente in videoconferenza l'assessore Marino. La presidente Evola manifesta la propria preoccupazione relativamente alla nota del sindaco alla ragioneria che ritiene sia condivisa dall'assessore. Interviene l'assessore Marino, il quale comunica che il sindaco ha avviato un percorso con la nota che è stata anche inviata al Consiglio Comunale ed è previsto, tale percorso è previsto dal testo unico e ritiene che tale procedura è utile. Scusate, è un'alternativa di minor impatto per il comune, per i cittadini e per la comunità rispetto a quella del dissesto. Tale procedura, da un punto di vista politico, lascia ampio margine di revisione per chi verrà in futuro, poiché non lascia vincoli cogenti. Lo stesso evidenzia che tale percorso è al vaglio del ragioniere generale e si tradurrà in una proposta di deliberazione previa delibera di giunta sottoposta al Consiglio Comunale. Comprende la difficoltà che comunque qualunque soluzione comporta sotto il profilo dell'impatto sociale. Ricorda quanto più volte detto al Ragioniere Generale sulla non perseguibilità del dissesto, poiché le condizioni strutturali del bilancio sono frutto di una sana gestione che si è arrivati a questa situazione per il problema anche per il problema della riscossione delle tariffe. Prosegue evidenziando che il testo unico prevede prima la scelta del percorso, successivamente, se il Consiglio Comunale dovesse decidere su tale percorso, dovrà materialmente entrare nel piano di risanamento. Il consigliere Ferrandelli chiede all'assessore se è indirizzato verso questa direzione. L'assessore comunica che certamente come impatto è la soluzione più vantaggiosa, il percorso migliore, poiché garantisce coloro che hanno rapporti con il comune, con la speranza certa che si potrebbe avere un aiuto anche da parte dello Stato. Ritiene che il ragioniere generale, sotto il profilo degli importi, possa dare dettagli su ulteriori fondi in arrivo. Ritiene che il problema serio è che il problema del deficit deriva dalla mancata riscossione. E si fa carico affinché assieme ai dirigenti si possa attivare una procedura alternativa a riscossione Sicilia.
che è stata una delle cause principali che ha determinato la crisi e per la quale il sindaco ha già fatto un esposto e vuole andare oltre per verificare i presupposti per andare avanti per l'eventuale danno procurato. La Presidente Evola comprende che sia in un momento esplorativo al fine di avere del tempo per poter intervenire e quantomeno con, appunto, attraverso l'ANCI. Affinché un piano di rientro implica un piano di tagli, così come la dichiarazione del G stesso comporta altre problematiche come la contrazione della spesa, l'aumento delle tariffe, e chiedo al dottor Basile di intervenire sull'argomento. Il ragioniere generale evidenzia che in atto non c'è molto da dire rispetto a quanto formulato dal sindaco, rispetto alla sussistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura di riequilibrio. Puntualizza che si tratta di una procedura nuova che risale a circa 10 anni fa e ci sono innumerevoli indicazioni da parte della Corte dei Conti anche su aspetti procedurali non previsti dalla norma ma proprio stabiliti dalla stessa Corte dei Conti. Comunica che si riserva nei tempi consentiti di fare le proprie considerazioni. Il consigliere Forello chiede quale sia il dato del deficit nel triennio. Il ragioniere generale fa alcune considerazioni sul Comune di Palermo ed evidenzia la situazione paradossale poiché per quanto abbia diversi profili di criticità strutturali come l'utilizzo in termini di cassa vincolata e il ricorso all'anticipazione di tesoreria, il Comune di Palermo ha sempre conseguito tutti gli obiettivi di bilancio, anche quelli del 2020 per la quale l'istruttoria del rendiconto è quasi ultimata e sarà presentata a breve in giunta. Il ricorda che gli obiettivi dell'ultimo triennio sono stati significativi, tenuto conto delle somme che si sono dovute accantonare per le perdite delle società, per i disallineamenti e per il fondo spese legali, che superano abbondantemente 300 milioni di euro, somme accantonate con risorse proprie. Ricorda che mai è stato chiuso il rendiconto di gestione in disavanzo, al netto di quello relativo al 2018, anno particolare nel quale si è evidenziata una deficitarietà strutturale. Afferma che oggi, anche se di anticipazione di tesoreria, la stessa è stata ridotta rispetto all'anno passato e che il Comune ha ridotto il debito commerciale, non ha fatto ricorso significativo all'anticipazione di liquidità e l'avanzo accantonato è di 42 milioni di euro. Ribadisce quanto detto dall'assessore relativamente al deficit strutturale, poiché legato all'incapacità di riscossione, l'incapacità dimostrata dal concessionario della riscossione e che tali problemi si riflettono negativamente sul fondo crediti. Ritiene che si dovrebbero accantonare cifre iperboliche a legislazione vigente per il deficit strutturale, al quale si aggiunge quello uno tantum previsto nel 2021 relativo alle sentenze di condanna Amia e Immobiliare Strasburgo. Tale situazione determina uno squilibrio. La Presidente riassume quando evidenziato al dottor Basile chiedendo se il piano di rientro debba essere trasmesso alla Corte dei Conti. Il ragioniere illustra le previsioni normative per le quali gli enti che hanno profili di deficitarietà o dissesto possono proporre l'accesso ad una procedura particolare che è definita procedura di riequilibrio pluriennale finanziario, la quale prevede che il Consiglio Comunale, su proposta alla Giunta, esprima la volontà di aderire a tale possibilità. La Giunta viene invitata a fare proprio l'atto di indirizzo del Sindaco, a seguito del quale verrà proposto al Consiglio l'adozione di un atto con il quale si esprime questa volontà di dare mandato agli uffici competenti di elaborare un piano di razionalizzazione della spesa sotto la vigilanza del segretario generale e il Consiglio deciderà se l'atto sarà immediatamente esecutivo entro 90 giorni e se ci dovessero essere presupposti verrà predisposto un piano di rientro pluriennale che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale e successivamente inviato alla Corte dei Conti per l'approvazione. Il consigliere Forello chiede al dottore Basile su quale importo sarà effettuato il piano di rientro. Il ragioniere generale comunica che il disequilibrio strutturale che vale per tutti gli anni del 2021 assume un valore che varia da 75 a 79 milioni di euro e poi anche un obbligo uno tantum che prevede di incrementare le spese legali di 76 milioni di euro. Il consigliere Falella evidenzia che da quando ha preso nel corso dell'incontro la decisione è stata presa dal sindaco autonomamente che il ragioniere generale sta vagliando la possibilità di percorrere tale strada. Ritiene che non è la prossima giunta o il prossimo consiglio a dover valutare il dissesto e che si tratta di un tentativo di allontanare la scadenza del dissesto. Dubita che il ragioniere possa valutare positivamente
tale percorso, ma comunque l'onere della decisione se il comune va o meno in dissesto è di questo sindaco e di questo consiglio. Ritiene che non si tratta di razionalizzazione della spesa, considerati gli importi, e prospetta alcune soluzioni, come per esempio la privatizzazione di uno dei servizi pubblici del comune di Palermo o la vendita delle quote di una partecipata. Prosegue rappresentando la propria preoccupazione per la strutturale presenza di oltre 70 milioni di euro che determineranno una riduzione di capacità di spesa annua rispetto ai servizi erogati. Ribadisce che tale azione è volta a spostare la scadenza. Ritiene che non sia stato evidenziato il rapporto con le partecipate del comune che hanno sottratto milioni di euro e che fa riferimento proprio alle difficoltà. Non è stato evidenziato il problema proprio delle partecipate che hanno sottratto milioni di euro, fa riferimento alle difficoltà delle partecipate AMIA, RAP, era... Più che altro puoi dire alle perdite registrate dalle partecipate negli ultimi anni, che ha determinato... Aspetta. Allora, ritiene che non sia stato evidenziato... Non siano state evidenziate le perdite maturate in questi ultimi anni dalle partecipate. Aspetta. Che ha obbligato il comune di Palermo ad accantonare oltre 80 milioni di euro. Nel frattempo la giunta regionale, a proposito poi di tagli da spalmare in 3 anni, non so se avete letto oggi il giornale, fa tagli importanti che vanno a colpire ai servizi ai disabili, ai trasporti, incluso anche quello degli studenti, che poi sono i trasferimenti che vengono fatti ai comuni. A posto siamo. Lori, se vuoi riprendi la lettura. Sì, allora prosegue rappresentando la propria preoccupazione per la strutturale presenza degli oltre 70 milioni di euro che determineranno una riduzione di capacità di spesa annua rispetto ai servizi erogati. Ribadisce che tale azione è rivolta a spostare la scadenza e ritiene che non sono state evidenziate le perdite maturate in questi ultimi anni dalle partecipate che hanno obbligato il Comune di Palermo ad accantonare oltre 80 milioni di euro. Questo lo tolgo. Perché avevo scritto poi, se volete posso lasciare, evidenzia le difficoltà, oppure niente, sul discorso AMAT, io avevo scritto che fa riferimento alle difficoltà. Leggilo per com'è. Sì, va bene, fa riferimento alle difficoltà delle partecipate AMAT, RAP e RESET, questo era quello che avevo scritto. Non ti preoccupare, ripetita aiutante, diceva. Va bene. Rappresenta che, vista la complessità della situazione, prima di votare in consiglio vuole conoscere dove si arriverà. Vorrebbe anche, se non il dettaglio, capire cosa si prevede. Spera che la strada proposta sarà percorribile. Ritiene che il consiglio comunale debba dare indicazioni su un piano chiaro e su quali tagli si sta lavorando. Il consigliere Chinnici chiede all'assessore cosa succederà se la proposta non verrà accettata dalla Ragioneria Generale e quindi non verrà accettato il piano di rientro. L'assessore Marina evidenzia che l'ordinamento è chiaro, il dovere dell'amministrazione è quello di prendersi le responsabilità delle scelte. Concorda con quanto affermato dal consigliere Forello sul fatto che il Consiglio Comunale debba avere tutto chiaro. Ribadisce che le situazioni in cui si trova oggi il Comune certamente non sono state dettate dall'amministrazione ma dalla legislazione vigente, a meno della capacità di riscossione, e concordo sul fatto che bisogna rivedere il mondo delle partecipate. La Presidente condivide la preoccupazione sulla scelta dei tagli, ritiene che il piano di rientro richiede dei tagli, ma il dissesto prevederebbe tante difficoltà ed enorme disagio. Spera che questo tentativo sia quello di far prevalere la politica, la speranza di allungare l'interlocuzione. Ricorda che i sindaci hanno sperimentato il fallimento del federalismo fiscale e della riscossione diretta. Auspica che si possa incidere in maniera strutturale, che i 3 mesi siano il tempo della politica e non il rinvio tecnico, anche alla luce di scelte politiche fatte dal sindaco e dalla giunta. La Presidente ringrazia gli ospiti e chiede alla segreteria di rinviare la lettura del verbale alla prossima seduta e dichiara chiusa la seduta alle ore 11:02. Io avrei finito. Va bene, io sono favorevole al verbale. Sì, come sempre molto articolato. Complimenti, io favorevole anche. E la Presidente favorevole, consigliere...
Dario Chinnici favorevole. Perfetto. Consiglio. Allora, il verbale... Hai registrato il voto, scusami? Sì, Presidente. Sì. Va bene, all'unanimità dei presenti. Perfetto, benissimo, grazie. Comunque, su questa questione così delicata, dico, se poi riusciremo effettivamente a fare una seduta di consiglio che magari, diciamo, auspichiamo avvenga dopo... il tempo che è stato assegnato alla ragioneria per esplorare le varie cose, cioè, per quanto mi riguarda, quindi esprimo proprio una posizione politica, o è una scelta esclusivamente politica, quindi al di là poi, diciamo, di come sarà strutturata, perché una delibera che chiaramente andrà fatta in due tempi, cioè in un primo momento si dirà siete d'accordo e poi chiaramente si andrà a strutturare, o serve per avere, diciamo, uno spazio di tempo che possa consentire un'interlocuzione seria, forte, oppure effettivamente, dico, sarà tutto da vedere, ma alla fin fine, che era quello che poi, insomma, ieri volevo dire io, il Consiglio diceva, poi lascia il Consiglio col cerino in mano, ma in realtà sempre a noi, in una situazione o l'altra, tocca scegliere, e penso che sceglieremo la cosa più opportuna. Ma l'importante è che veramente, diciamo, la scelta sia una scelta indirizzata esclusivamente su il binario, no, che è quello della politica. E poi diversamente la vedo dura, ripeto, non che il dissesto sia migliore in termini di governabilità, ma cioè, ci troviamo fra la padella e la brace. Io devo dirti che sono disponibile, ecco, a fare la disamina tecnica, non me ne fotte niente se il tema è che io devo approdare, no, a questo, e non c'è invece dietro un percorso politico, che poi immagini di manovra, anche come dicevi tu, per il recupero, diciamo, di questa cifra. Sono margini che, insomma, costringeranno a fare delle scelte molto difficili, eventualmente complicate, quindi niente, scusate, era solo così, perché ieri ci eravamo lasciati, cioè, vabbè, poi avremo modo di confrontarci. No, ma io vorrei anche che sia messo a verbale che io la posizione tua la condivido e la rispetto, nonché anche la tua buona fede con cui tu affronti queste cose. Devo però rappresentarti che io invece purtroppo non ho fiducia nei confronti del primo cittadino e delle sue scelte, che possono invece essere dettate più che altro da situazioni, passami il termine, di opportunità politica, perché si arriva sempre a determinate posizioni. Da cosa diciamo, da cosa viene questa mia valutazione o giudizio? Da due circostanze: uno, che si arriva a una soluzione o una possibile soluzione del genere senza una dovuta preventiva condivisione politica e tecnica. Cioè, io voglio dire che l'imbarazzo ieri della Ragioneria Generale, dopo aver fatto l'incontro col sindaco e dopo non avere, diciamo, affrontato primariamente una posizione del genere, un'idea che magari è venuta al sindaco, al segretario generale, al dottore Pollicita, non lo so a chi, ovviamente. Questo è, diciamo, a mio parere, un sinonimo già di una frizione rispetto a determinate situazioni. E poi, ancora di più, io ritengo che la possibilità di intraprendere soluzioni del genere vada anche dal punto di vista politico, prima di scrivere, a mio parere, ma questo è un mio giudizio politico, Barbara, di scrivere una lettera con cui ex imperio si dirige la ragioneria dicendo preparami il piano di riequilibrio quinquennale entro pochi giorni. Cioè, io ritengo che la procedura dovrebbe essere diversa. Purtroppo, chi ha competenza in questo ambito sa che questa procedura è forse più complicata e mi passami il termine, Barbara, ma avremo modo di occuparcene con più attenzione successivamente, forse anche degli effetti che potrebbero essere peggiori rispetto a quelli della dichiarazione del dissesto. Ma siccome non si chiama dissesto,
non è vista dal punto di vista politico di chi dirige questa città come una sconfitta rispetto all'amministrazione degli ultimi anni. Quindi io su quello che dici tu sono condivido tutto e ripeto sul tuo ragionamento politico e anche diciamo di possibili posizioni e diciamo azioni future condivido. Ripeto, manca a mio parere ancora quell'elemento della Fides da parte almeno mia, del mio gruppo politico nei confronti di chi ci amministra ora, rispetto a come si comporta e agisce rispetto alle situazioni che ci si presentano di fronte. E poi sotto il profilo del consenso, guarda che il piano di tagli è di gran lunga peggiore, cioè no, comunque sia non è una scelta facile, perché dico, questa città ha vissuto anche in altri momenti e si è visto come c'è stato un crollo, quindi non credo che sia una scelta diciamo dettata da furbizia, no? Ma quello che proprio ti volevo dire io è che se io non vedo il percorso politico, sinceramente non vedo il motivo di portare avanti una scelta di appunto, questo. Appunto. Sono d'accordissimo con te. Siccome Barbara, tanto in aula noi possiamo veramente poi il consiglio alla libertà di dire grazie oppure una cosa, ma io sono d'accordo con, ma infatti una cosa del genere, dico, o il sindaco inizia a discutere con le forze politiche, oppure secondo me non si va da nessuna parte. E ti ripeto, queste scelte secondo me devono essere fatte successivamente, per carità, è una scelta iniziale e via dicendo, ma non si conosce quale sia, dove tanto non si conosce, guarda, siamo al paradosso, che tanto non si conosce qual è il percorso dove si va a parare, che sostanzialmente alla fine si chiede alla ragioneria di individuare le possibili linee di taglio ed è la più grossa baggianata che si possa fare, è la politica che stabilisce se si deve tagliare qualcosa, cosa tagliare e se tagliare, questo è il problema. Solamente mi unisco ad alcune considerazioni rispetto all'imbarazzo della ragioneria generale e all'atteggiamento che aveva anche l'assessore Marino ieri, perché diciamo non è che lui, perché poi Sergio è una brava persona, provava a dire qualcosa, ma non è che io non ho capito a chi è venuta in testa questa cosa qui rispetto alla conoscenza che ho di questa amministrazione, e ce l'ho a tutto sesto, e soltanto secondo me, perché poi diciamo il tempo mi darà ragione, è soltanto un modo e una maniera per prendere tempo, perché come diceva Barbara, se non vediamo al di là delle maggioranze, delle opposizioni, delle posizioni poi che abbiamo ognuno di noi, se non vediamo il punto d'approdo, cioè di che stiamo a parlare, non so con chi è stata condivisa anche questo pensiero rispetto a questo riequilibrio. Con nessuno. Non ho capito in questi 3 mesi, in questi 90 giorni, cosa dovrebbe accadere rispetto a quello che è accaduto in questo quinquennio. Lo dico io con più veemenza perché ci abbiamo messo la faccia rispetto ad alcuni percorsi. Fatemi dire anche che qualche tempo fa qualcuno aveva visto il baratro rispetto a una malagestione di alcune cose e aveva detto, guardate, cambiamo verso e coinvolgiamo tutte le forze politiche, perché da lì veniva, non era, siccome non è che faceva tendenza in quel momento, allora lo abbiamo detto, proprio perché si vedeva lo stato comatoso dell'amministrazione nella gestione di questa città, allora noi abbiamo detto in tempo passato qualcosa del genere, no? Coinvolgiamo le forze politiche, perché ora si cerca il coinvolgimento delle forze politiche, perché c'è il si salvi chi può e quindi c'è l'appello alla responsabilità. Ma siccome prevenire è meglio che curare, ma non è una scuola di pensiero comune a tutti, no, oggi quasi c'è un appello alle coscienze. E siccome qua facciamo politica, non c'è un appello alle coscienze. Oggi una cosa che funziona in questa città non c'è. Ci sono, sì, c'è un problema che abbraccia il mezzogiorno, che coinvolge il mezzogiorno, ma ci sono, per molte cose, c'è una gestione che fallimentare, fatemelo dire, non trovo altro termine,
E noi, specialmente noi, come gruppo politico, c'eravamo dentro e le abbiamo visto, e da dentro più volte abbiamo lamentato alcune cose. Quindi oggi si arriva a questo dopo una corolla, un ventaglio di cose. Quindi non è che si arriva qua così, al netto di quello che è delle considerazioni giuste, giustissime, correttissime che ha fatto Barbara, poi c'è una considerazione politica, ovviamente, che accompagna lo stato d'essere. Quindi oggi ci ritroviamo al sindaco che esce il solito coniglio dal cilindro, non ha mai condiviso nulla, non vedo perché dovrebbe condividere qualcosa adesso, quindi c'è la ragioneria, dice bene Ugo, dovrebbe fare quasi la parte politica, scegli tu cosa tagliare, cioè assurdo, e dopodiché, siccome dopo Orlando c'è una vita, dopo questa amministrazione c'è il 2022, il 23, il 24, il 25, quindi qui dobbiamo stare attenti tutti, e dico tutti, al netto delle forze politiche che rappresentiamo, perché comunque segniamo un passo importante per questa città. Quindi dobbiamo stare con gli occhi sgranati rispetto a questo. Io non mi fiderò di nessuno, mi fiderò soltanto di me stesso e del confronto che nascerà sano e maturo anche in questa commissione, perché comunque è un momento importantissimo e sarà una scelta importantissima per questa città, e noi ci siamo dentro, perché in questo momento siamo consiglieri comunali. Finito. Sì, Nico, però ogni volta ci stupiamo del fatto che, diciamo, non ci sia una condivisione. Dico, ma chi è tenuto, chi ha una carica ed è tenuto ad amministrare, può avere anche una progettualità che poi discute con gli uffici o che trasmette agli uffici? Non è che sempre ci può essere. Dico, lo dico anche avendo alle spalle un'esperienza, non sempre c'è o ci può essere un accordo tra il politico e poi, diciamo, il dirigente o il funzionario che deve, diciamo, sviluppare eventualmente il tuo atto di indirizzo. Però io ieri non ho avuto questa sensazione. È chiaro che ci devono essere delle proposte, peraltro diceva il ragioniere che poi perché è una cabina di regia, che poi quella credo del segretario generale, no? Anche nella sua seconda veste, che ovviamente deve e può avere contezza, diciamo, delle varie cose. È tutto da vedere, è un percorso da vedere, però ripeto, è una scelta anche questa talmente dura che secondo me sul piano, cioè proprio detto in maniera spiccia, anche sul piano del consenso, ha una ricaduta devastante e immediata, che io non ci vedo dietro una strategia tattica, ma il tentativo piuttosto di cercare veramente di individuare un percorso diverso. Dopodiché, niente, io ho alcune considerazioni che far dare, non è il mio ruolo di presidente, perché poi giustamente mi rimproverate, non dico nulla sui giudizi, eccetera, però io penso che se noi continuiamo a raccontare che tutte le cause, che tutti i problemi comuni sono esclusivamente legati all'incapacità politica, significa che proprio non abbiamo voglia di rimuovere le cause che noi conosciamo, non le diciamo neanche più. E io il mio appello lo faccio sempre a voi che da tempo, anche con nomi diversi, però diciamo siete lì e avete condiviso percorsi. Ieri ero là, gli stati generali, sì, bello, cioè, ho 47 anni, avevi una vita che sento parlare dell'unità a sinistra, del volemos e bene, del mettiamoci tutti seduti intorno a un tavolo, ma, cioè, sediamoci, però ripercorriamo anche le cose, diciamo, che non sono andate, che ci hanno divisi, che se poi da sinistra pensano di fare le politiche di destra, come è stato per esempio alla regione, siccome la destra le sa fare meglio, non lo so dove dobbiamo andare, cioè è una questione delicata, Dario. Io su questo veramente, cioè, mi sento disperata, oh, perché a volte mi sembra che non ci sia una prospettiva per la politica. Cioè, se noi continuiamo a lavorare sulle cose di facciata, no? Non ci serve, non ci aiuta, non ci aiuta. E in questo bisogna avere il coraggio anche di guardarsi allo specchio e dire: su questo abbiamo sbagliato, su quest'altro, e si torna indietro, ma si torna indietro perché ci sono anche le forze, diciamo, numeriche per poter lavorare su questo. Altrimenti oggi, diciamo, l'amministrazione è questa, domani, anche se
un'altra. Però... la difficoltà non è che se oggi avessi proposto a Palermo una soluzione a stile Draghi, che era, diciamo, il tentativo che voi avete fatto, no? Anche con, no, diciamo, con uno strappo anche... che avrebbe potuto effettivamente portare a questo. Poi non l'ha portato, però avrebbe potuto farlo. Quando ma i problemi là sono. Cioè, quando, io mi riferivo anche a una... i soldi dal cilindro, se ci metti... voglio dire... anche una responsabilità politica, io parlavo di cose concrete, quando per esempio qualcuno ha firmato e siglato il patto per Palermo, ok, e poi ha scelto una sua giunta politica, e poi queste somme Palermo non le ha spese per incapacità di questa giunta politica, io parlo ma se non sono arrivate, Dario, le somme non sono arrivate, adesso è arrivato un commissario, che come dire quindi che il patto di firma quello non sono arrivate, dai, non lo dire questa cosa, non è vero. Anche le cose per il Ponte Corleone, cioè oggi c'è solo la metà di quello che stava nel patto. Dai, su questo dico, sono usciti tempo fa articoli di giornale, non è che l'ho scritto io. Un'altra seduta ti indicherò pure le somme che Palermo ha perso rispetto all'incapacità gestionale di alcuni assessori. Di che parliamo? Questa è politica. Di che, no, di che... no, dai, non siamo d'accordo. No, okay. Non sono d'accordo, mi dispiace, io non sono d'accordo. Non è che sto dicendo che è la giunta migliore possibile, giusto? Non stiamo dicendo questo, tante volte abbiamo messo in evidenza, però i problemi sono altrove. Ma c'è chi ha fatto 10 anni l'assessore in questa città e non ha preso mai un aereo per andare in un ministero ed è stato assessore della quinta città d'Italia. Ma di che cosa parliamo? Ci sono assessori che hanno amministrato per 10 anni questa città e non conoscono il ministero. Non si sono mai presentati in un ministero rappresentando le difficoltà politiche di questa città, perché abbiamo avuto difficoltà. Non è così. Almeno quando c'ero io ti posso fare i nomi di tutti quelli che sono lì. Abbiamo salvato i hack. Ma no, non è così, Dario. Comunque, insomma, diciamo. Vabbè. È una diva fra noi che rischia veramente di annoiare anche gli altri colleghi. Per te non è. Ovviamente per me è così, con dati empirici, non con fantasia. Cioè io non sto parlando. No, sono state fatte un sacco di cose, sono arrivati anche da tanti soldi, sono stati confermati, sì. Sono stati percorsi con i vari ministeri. Comunque, vabbè. Diciamo che oggi, anche se cambiamo, le condizioni sono tali per cui non avrebbe portato nulla, cioè questa cosa degli Aristo, i migliori, non mi convince, mi sa proprio di oligarchia che poi non ha una ricaduta. Le condizioni di questa città sono soltanto perché il momento sta attraversando tutto e tutti e non ci sono responsabilità. Perfetto, quindi perfetto. No, non ho detto questo, però Dario, mi devi permettere, dico, voi avete gestito... Parliamo in termini di forze politiche, giusto? Io sono un undicesimo, sì. Giusto? Voi avete gestito settori importanti, che sono quelli sui quali oggi le criticità continuano ad essere enormi. Cioè, fino a ieri è approdata in aula una delibera per la quale poi è stato necessario rivedere tutta una serie di cose, riproporre. Dario, cioè, non funziona così, perché poi tu hai fatto... Cioè, obiettivamente, non è che siete andati via 3 anni fa o 2 anni fa, qualche mese fa, a fine legislatura. Non è che avete brillato dicendo nei nostri assessorati o nelle aziende private abbiamo fatto cose meravigliose. Guarda, in questo decennio... assessore, ero nel PD ed ero all'opposizione, perché il PD è stato per 5 anni nella prima legislatura Orlando, è stato per 5 anni all'opposizione di Orlando, nei primi 5 anni mentre tu eri assessore alla scuola. Dal 2017 abbiamo dato 3 anni di tempo ad Orlando per capire se il programma che si diceva veniva attuato. Nel momento in cui l'amministrazione stessa ha smentito il suo programma, poi è stato sotto gli occhi di tutti, noi ci abbiamo tentato, abbiamo ritirato pure gli assessori, li avevamo lì, ci potevamo stare zitti e mantenere gli assessori. Abbiamo ritirato. Ma hanno brillato, penso che tu parli di squadra, hanno brillato, Dario, hanno brillato. Cioè, siete stati voi a contrastare il programma in continuazione. Certo. Che dici, che avete monitorato, siete stati un ostacolo continuo. Vabbè, dai. Meno male. Perché non si attuava, meno male. Che meno male.
Pensa, perché ero stanco di fare riunioni di maggioranza dove tutti abbassavano la testa a Orlando. Meno male che qualcuno dice quello che pensa, meno male. Ma la questione non è abbassare la testa o non abbassare la testa, è che è stato un patto elettorale che non era evidentemente suffragato da una condivisione reale e concreta del parole d'ordine, che è la stessa cosa che io continuo a temere per gli stati generali. Mi dispiace, questa è la mia natura radicale. Cioè, oggi sull'ambiente non c'è l'ambiente sì, ma... E nicchiamo ancora gli inceneritori. No, sull'ambiente tu cosa pensi? Vuoi l'inceneritore? Non ci posso stare con te, perché io non lo voglio e non lo vorrò mai, e non ci sarà un inceneritore più bello di un altro e più moderno di un altro, perché oggi siamo al livello in cui la Germania, che è quella che ha speso di più in termini proprio di ambiente, di sicurezza del territorio, è disastrata. Ma ancora Cina guardo alla Germania. Allora qua siamo radicali sulle cose, oppure no? Di che parliamo? Sicuramente quello che dici tu richiede, io stavo parlando di un'altra cosa, quello che dici tu richiede un confronto diverso e non di commissione. Io parlavo di cose relative a questa amministrazione, ti dico l'ultima e chiudo. Quando noi in dicembre provammo a fare qualcosa, noi il Consiglio Comunale ha provato a fare qualcosa e a metterci la testa su alcune cose, un bilancio, un gruppo politico è uscito dall'aula, un assessore si è autosospeso, è successo il casino perché non si era abituati a una, come dire, ad applicare un metodo diverso. Il metodo deve essere uno e il pensiero deve essere uno, quello di Orlando, e siccome invece ci sono, diciamo, le diversità, tu lo sai, no? Lo diciamo sempre, le diversità sono ricchezza, ma a quanto pare qui non va bene, no? E quindi rispetto ad alcune cose, il giocattolo si è rotto lì, perché questo va detto. Quando invece, e perché la città stava affondando, come sta affondando, rispetto ad alcune cose noi ci siamo espressi in maniera diversa. Questi sono i fatti, poi tutto il resto sono chiacchiere, che culturalmente mi ci trovo, perché culturalmente mi trovo ad affrontare alcuni nodi, ma non sono secondo me argomenti di commissione. Tutto qua. Va bene, andiamo avanti, non teniamo i colleghi con le nostre diatribe politiche. Ugo, sento sì? Il microfono, stavi dicendo qualcosa? No, io vi ascolterei per ore, siete fantastici. Quindi... Vabbè, sembra... No, usciamo fuori da questa... Il gioco delle parti, no, va bene. Dottoressa Verardi, sì. Rispetto ai debiti fuori bilancio, allora... Rispetto ai debiti fuori bilancio, mi pare che ieri l'avvocato Palmigiano abbia iniziato a preparare le schede. No, penso che ancora non ce le abbia pronte. Ha iniziato l'analisi dei primi 4 debiti fuori bilancio e poi sono arrivati altri 22 debiti fuori bilancio. Ok, sappiamo da quali aree provengono? Varie, la cittadinanza solidale, credo polizia municipale, servizi amministrativi, insomma... Di vario genere, di vari importi. Va bene, allora facciamo così: se lunedì l'avvocato Palmigiano riesce a collegarsi con la commissione, potremmo iniziare con la disamina, almeno dei primi debiti, anche dei primi 4, 5, vediamo, insomma, a seconda del lavoro che... Ma c'è consiglio oggi, Barbara? Scusa. No, non c'è consiglio, perché la seduta di ieri è stata la prosecuzione con il mercoledì dove era caduto il numero legale. Ok? Quindi per la settimana prossima noi non avevamo calendarizzato degli incontri. No. Perfetto, quindi ci possiamo dedicare ai lavori che avevamo già. Ok, avviso i colleghi che la segreteria è riuscita a farsi mandare le due delibere, quelle che riguardano i vecchi piani industriali, gli unici due praticamente che erano rimasti all'ordine del giorno, che ormai sono perfettamente scaduti. Siccome ce l'avamo detti, ad ogni modo leviamoli dall'ordine del giorno, li esitiamo. Quindi, se siete d'accordo, la settimana prossima, insieme, oltre ai debiti fuori bilancio, riprendiamo anche, diciamo, questi atti, così che non rimangano inutilmente in eterno all'ordine del giorno della commissione, e li rivediamo, perché in effetti su questi avevamo fatto
gli incontri con i presidenti, c'è quello della Reset, per esempio con Perniciaro abbiamo fatto più e più incontri, c'era sempre, diciamo, la questione dei soldi del contratto di servizio, quindi diamo proprio una lettura, giusto anche per rinfrescare alcune cose, considerando che comunque è un piano già abbondantemente scaduto, così lo esitiamo e almeno, insomma, diciamo che gli atti giacciano in eterno senza alcun motivo. Sì, poi Presidente, come avete già visto, c'è una nuova proposta di deliberazione che è arrivata, che è il regolamento per le agevolazioni straordinarie soggetti a condizione sospensiva ai fini della TARI, a valere sul fondo perequativo, quindi proprio una regolamentazione del fondo perequativo del regionale. E questo, certo, e questo serve. Ha avuto modo di guardarla, di vedere quanti articoli ci sono? No, devo dire di no, sinceramente no. Però dico, poi questi giorni la scarichiamo e appunto diamo anche uno sguardo a questo. C'è richiesta di parere urgente? Penso. Attivata per le vie ordinarie, com'è? Un attimo che controlliamo. Controlliamo, sì. Dario, sull'altra delibera, diciamo la seconda delibera che riguarda sempre il CUP, quella per la quale ieri c'è stata la relazione dell'assessore e poi di Galateoto, ci sono altri emendamenti della commissione che tu sappia? Sì, anche magari per poterli condividere fra colleghi, che ogni volta si dice sì, vengono mandati, ma poi alla fine vengono mandati mai, si leggono sempre in aula. Che tu sappia, ti do questo compito, ti affido questo compito, ti do i compiti per caso, per il fine settimana. Allora, Presidente, la richiesta del parere è con motivi di urgenza. Allora forse questo va... Vabbè, tanto lunedì ci sarà la capigruppo, io penso che questo sia utile rappresentarlo, perché in effetti senza questo regolamento poi c'è un problema nell'acquisizione e distribuzione delle somme, diciamo come quello del decentramento. I miei piccoli non li possiamo prendere perché ancora non abbiamo approvato il regolamento. Vabbè. Ok, allora va bene, restiamo così. Quindi lunedì, per piacere, la presenza dell'avvocato Palmigiano, cominciamo con la disamina dei debiti, cominciamo a dare un'occhiata alla delibera, così se abbiamo bisogno di incontrare qualcuno degli uffici in settimana possiamo programmare, e poi fare un reset del resto. Ok, diamo lettura del verbale, per piacere. La Presidente comunica che sono arrivato un numero considerevole di proposte e deliberazioni di debiti fuori bilancio e chiede alla segreteria di dare lettura del verbale della seduta del 22 luglio 2021. Lo pone in votazione e la Commissione lo approva all'unanimità dei presenti. La Presidente spera che su quanto trattato alla seduta di ieri in Commissione si possa avere un confronto in Consiglio. Spera che la scelta sia indirizzata verso un percorso politico. Il Consigliere Forello condivide rispetto alla posizione della Presidente, pur non credendo alle scelte del sindaco, che sono dettate da opportunità politica dovuta dal fatto che si è arrivata alla direttiva senza una condivisione né politica né tecnica, sinonimo di frizione, e ritiene che il confronto sarebbe stato fondamentale. Evidenzia che la procedura del riequilibrio sia anche più complessa di quella del dissesto. Si apre un confronto in commissione e la Presidente ribadisce che la scelta ai tagli è più complessa ribadisce la necessità di un percorso politico. Il consigliere Forello ritiene ancora una volta che i tagli li deve fare la politica. Il consigliere Chinnici evidenzia che è un modo per prendere tempo, non si comprende con chi sia stato condiviso questo percorso e oggi si cerca il coinvolgimento politico. Lamenta l'incapacità gestionale dell'amministrazione, concorda col consigliere Forello sul fatto che i tagli debbano essere effettuati, fatti dalla politica. Ritiene questo momento fondamentale per il confronto. La Presidente ritiene che non sempre
ci possono essere accordi tra chi amministra e chi gestisce, che si tratta di una proposta difficile, senza che non si debba pensa che non si debba sempre imputare colpa alla politica, auspica si possa prendere atto degli errori fatti e porre le giuste soluzioni. Si apre un confronto tra la Presidente e il Consigliere Chinnici sulle capacità politiche di gestione delle risorse finanziarie. La Presidente chiede notizie sulle proposte di deliberazione dei debiti fuori bilancio e propone di iniziare lunedì con la disamina di tale proposte e dei piani industriali. La segreteria informa che è arrivata una proposta di deliberazione avente ad oggetto regolamento per le agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini tari 2021, a valere sul fondo perequativo regionale degli enti locali e a valere sul fondo statale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo numero 73 del 2021. La Presidente chiede alla segreteria di leggere il verbale della seduta odierna. Passiamo ai voti. Sì. Presidente Evola. Favorevole. Consigliere Ferrello. Favorevole. Consigliere Finici. Favorevole. Consigliere Arrini. Favorevole. Consigliere Ferrandelli. Consigliere Ferrandelli. Vabbè, allora viene approvata all'unanimità. Evidentemente il consigliere Ferrandelli magari si è scollegato e risulta ancora l'icona. Va bene, allora il verbale della seduta odierna viene approvata all'unanimità dei presenti. Se volete possiamo interrompere la registrazione. Sono le 10:57.